Quando vuoi. L'annunciazione di Jacopo Robusti, detto Tintoretto, che qui presentiamo, ha una storia collezionistica rara e molto significativa. Non sappiamo perché sia stata eseguita all'origine, ma può darsi che fosse un membro della famiglia Grimani, quindi una delle più importanti famiglie veneziane. Sicuramente la prima notizia certa risale alla metà del Settecento, quando viene considerata così importante da essere incisa, da essere copiata in una stampa da Pietro Monaco, e la didascalia della stampa ci informa che in quel momento l'opera è nella collezione di Pietro Grimani, che è il doge di Venezia in quegli anni. E quindi fino da subito, diciamo, abbiamo una collocazione al top delle collezioni dell'epoca. Successivamente altri passaggi sono altrettanto significativi in vario modo, perché la ritroviamo a metà dell'Ottocento nella collezione Lechi a Brescia, una delle grandissime collezioni bresciane di quell'epoca. Poi passa in Austria e di seguito in Germania, siamo nei primi del Novecento, quando viene comperata ad un certo momento da Hermann Göring, quindi uno dei gerarchi del regime nazista, appassionato di arte italiana, che la tiene per qualche anno nella sua collezione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è all'Alte Pinakothek di Monaco, fino a che non viene venduta con tutta la collezione Göring, proprio per ragioni probabilmente di opportunità di quel momento storico. Da quel momento passa attraverso diversi proprietari, torna in Italia e finalmente approda nella collezione milanese, dove è in questo momento proprietà di un collezionista bravo, importante, appassionato, che la tiene gelosamente in casa sua e che in questa occasione ha deciso di prestarla molto generosamente, appunto, ai musei di Lecce.